Cosa vi aspettate da questo convegno? Ma questo è un convegno innanzitutto molto importante perché è un convegno nazionale che vede la presenza di tutti i maggiori costruttori di mezzi pesanti che abbiamo qui nella nostra nazione. Oggi sono riuniti per trattare temi che riguardano la transizione ecologica, quindi energetica, e sono temi importanti perché riguardano le energie rinnovabili che dovremmo analizzare con attenzione per far sì che questa azienda vada verso una modernità e una transizione energetica a più regime. Il convegno nasce a livello nazionale per individuare, per studiare quello che ha fatto TUA, il proprio modello di transizione energetica sull'extraurbano. È basato comunque su un mix di soluzioni per cui ad oggi, piaccia o non piaccia, i problemi ci sono, l'unica soluzione effettivamente matura è l'utilizzo del metano, in quanto il gasolio ormai inibito dal PNRR, l'elettrico sicuramente non garantisce autonomia e l'idrogeno è una tecnologia non matura, quindi inutilizzabile. Il metano, con tutti i problemi che ci sono oggi, resta l'unica alternativa e vediamo innanzitutto come farlo funzionare, come applicare con la realizzazione degli impianti un modello corretto, e poi i temi aperti, quelli restano, ma dipendono da fattori esterni. Da un convegno ci si aspettano delle idee, ma certamente voi in parte le conoscete già. Dove si sta andando? Ma si sta andando sicuramente verso una organizzazione che porta a sfruttare il più possibile le nuove energie. Questo comporta anche una gestione dei costi che deve essere molto attenta, perché in questo periodo di transizione modificare e modernizzare l'azienda espone il management a difficoltà non banali, insomma, per tenere un conto economico in ordine pur affrontando questo cambiamento impattante. E i parametri di TUA sono? I parametri di TUA sono assolutamente ben attrezzati per poter affrontare questo percorso di cambiamento.